Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio parlarvi di diverse cosine luxury molto costose che però mi sono resa conto non sono state un buon investimento, ma in particolare vorrei sconsigliare a voi di fare questi acquisti. Sono tutte cose al momento molto famose, quindi è importante, secondo me, sapere quali magari appunto non sono investimenti tanto furbi da fare. Quindi, visto che appunto io queste cose le ho, vorrei evitare che facciate lo stesso errore. Mi scuso già da ora se avrò rossetto sui denti, ma quando indosso il rossetto rosso, questo un pochino aranciato, con l'Invisalign mi si appiccica sempre, sempre, sempre su. Quindi, se succede, perdonatemi. Iniziamo subito con i miei sconsigli. Con le cose che vi sconsiglio di acquistare assolutamente, sono questo modello, ma in particolare in generale un po' tutte le borse Saint Laurent, e vi spiego come mai. A differenza di altri brand che tengono il prezzo in modo molto più stabile, le borse, e non chiedetemi perché non ne ho la più pallida idea, ma le borse Saint Laurent, una volta che le acquisti, perdono tantissimo di valore, sono molto belle, quindi continuano ad essere borse che mi piacciono tanto, però appunto una volta che le acquisti, cercare di rivenderle ad un prezzo anche solo simile a quello che tu hai speso è molto molto improbabile, e hanno anche diversi problemini di cuciture, cose del genere. Non questa in particolare, ma in passato ve l'avevo menzionata questa cosa. Quindi, in linea generale, le borse Saint Laurent perdono tantissimo il loro valore e non sono sicuramente un buon investimento. Poi, altra cosa che voglio sconsigliarvi è questa cintura di Gucci. È talmente vista e rivista che non se ne può più. Io non la sto indossando più perché ce l'hanno praticamente tutti. E non solo, no, di solito non mi dà assolutamente fastidio come cosa, però questa è veramente, veramente ovunque. Come sapete, l'ho presa anche in marrone, però indosso di più l'altra, rispetto a questa, perché quella nera, secondo me, è la più vista e rivista. Un'altra cosa, le cinture luxury, in linea generale, non solo questa di Gucci, ma in linea generale, sconsiglio di acquistarla, almeno che non abbiate già un guardaroba luxury gigantesco, ok? Ma se state attenti a quello che acquistate, eccetera, io vi sconsiglio di prendere cinture luxury perché vanno di moda per pochissimo e ogni anno ce ne sono tantissime nuove e cambiano tanto i trend per quanto riguarda le cinture. Quindi già questa è un pochino troppo sottile per i trend di adesso, sono tutte molto più, appunto, più alte, e quindi anche qui non so quanto vi conviene. Poi sono anche, teoricamente, mi piace sempre menzionare nel caso qualcuno volesse rivendere le cose luxury che ha. Io stessa molte cose le rivendo e ci guadagno, lo sapete. Se ci sono borse o cose che non uso, aspetto un po', vedo che magari il prezzo nel frattempo è salito e le rivendo guadagnandoci. Con le cinture è praticamente è molto improbabile che possa succedere. Uno, appunto, perché vanno fuori moda, quindi è difficile poi venderle. Due, perché hanno le misure, e qualsiasi cosa luxury acquistiate che ha una misura, pensateci bene, perché se poi volete disfarvene è molto più difficile, perché dovete trovare la persona che vuole la misura che avete voi, non solo il modello o l'accessorio che avete, ma anche la misura. Quindi, soprattutto di questa io mi sono pentita molto. Poi, altra cosina che se avete visto qualche mio video a riguardo già sapete, ma mi va di menzionare perché è super importante, perché è una cosa che tutti acquistano e non si rendono conto che buttano i soldi praticamente. Questi sono gli orecchini con il logo Chanel, la doppia C piccolina, ok? Quindi gli accessori di bigiotteria di Chanel. Questi non comprateli se hanno brillantini, se hanno perline, assolutamente, assolutamente no. Se sono appunto semplici, senza nessun tipo di pezzettino che potrebbe cadere, vanno bene, altrimenti no. In linea generale, piuttosto le perle che i brillantini, perché i brillantini cadono subito. Potete portarli a sostituire, ma non fanno un buon lavoro. Ho portato a sostituire gli altri e mi hanno messo il brillantino, ma si vedeva tipo tutta la colla verde sotto. Insomma, non hanno fatto un buon lavoro da Chanel e non sono per niente di qualità, non valgono il prezzo che hanno, e poi sono ovviamente impossibili da rivendere quando vi stufate, perché hanno ovviamente dei buchini dove dovrebbero esserci i brillantini, quindi sono
un big no, e mi va di ripeterlo perché appunto l'ho menzionata già in alcuni video passati questa cosa, ma siccome ogni volta che vado da Chanel e vedo un sacco di ragazze con questi orecchini, io devo ripeterlo perché ragazzi, è buttare via i soldi, hanno una qualità veramente veramente pessima. E poi altra cosa che vi voglio menzionare non è solo questa borsa in particolare che in realtà mi piace molto, ma sono in linea generale i prodotti luxury personalizzabili. Questa ha il mio nome. Quando l'ho acquistata e ci ho fatto mettere il mio nome, ha perso praticamente tutto il valore che aveva questa borsa e io non voglio venderla, ok? Però in linea generale non potrei mai 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 rivenderla perché ha il mio nome. Dovrei trovare una persona che ha il mio stesso nome, non che sia impossibile, ma riduce tantissimo le possibilità. E in linea generale, appunto, tutte le cosine luxury, io calcolo sempre che magari uno si stufa, poi le vende per acquistare qualcosa di nuovo, magari eccetera. Ecco, state molto molto attenti, aiuto, state molto molto attenti alle cosine luxury che acquistate, non fatele mai 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 personalizzare, e ci sono tantissime Louis Vuitton personalizzabili, appunto Dior le fa, quindi questa è appunto una shopper grande di Dior che io uso per il mare o quando viaggio, insomma quando viaggiavamo, i bei tempi, vi ricordate? Quindi assolutamente da evitare. Sarebbe molto molto meglio tenerla senza il nome in modo che appunto abbia un certo tipo di valore. Altra cosa che voglio menzionare sono le cover. Non voglio parlarvi in particolare di queste cover perché già vi ho spiegato perché è scomodo, è molto pesante, ma in linea generale vorrei sconsigliare tutte le cover per cellulare luxury. Sono molto costose e vanno fuori moda molto in fretta. E anche se non vanno fuori moda, se non va fuori moda di per sé la cover, va fuori moda il modello, perché ogni tot acquistiamo un cellulare nuovo e poi la cover non possiamo più utilizzarla, e non solo non possiamo più utilizzarla, resta nel nostro armadio così perché non possiamo neanche rivenderla, perché ovviamente il modello di cellulare diventa vecchio e c'è sempre meno gente che la vuole. Quindi questa in particolare è pesante e scomoda, ma in linea generica tutte le cover per cellulare luxury, a meno che non sappiate di avere lo stesso cellulare per 10 anni, ok? Sono assolutamente, assolutamente sconsigliate. Questo è un cerchietto. Se seguite i miei video da un po', vi ricordate probabilmente di questo cerchietto perché c'era un periodo, tipo non lo so, nel 2015, che lo indossavo ogni giorno anche nei video, lo vedevate sempre. Allora, il problema di questo cerchietto è che nonostante io l'abbia acquistato alla boutique Chanel di Amsterdam, io fisicamente, ok? Quindi non ho dubbi che sia originale, ho scoperto che i prodotti per capelli, gli accessori per capelli, quindi cerchietti, fermagli, eccetera, non hanno uno, non hanno la card di autenticità. Numero due, non hanno nemmeno il numero appunto di serie, il numero di serie da nessunissima parte. Io ho provato perché, allora, da una parte vi sconsiglio di acquistare accessori per capelli perché vanno fuori moda velocissimi, velocissimi. Cioè, dal 2015 questo già è andato fuori moda ed è ritornato di moda praticamente. Quindi non li sfrutterete tantissimo da una parte, dall'altra parte, appunto, hanno questa bizzarra particolarità che non sono riconoscibili con un numero di serie. Questo significa che io ho provato a vendere questo cerchietto sui siti ufficiali Chanel Vintage, eccetera, e non me l'hanno accettato perché non ha, ed è la prima e l'unica volta che mi è successo con una qualsiasi cosa luxury, notare, non me l'hanno accettato perché non potevano assicurarsi della sua autenticità perché non ha appunto il numero di serie, eppure l'ho acquistato da Chanel. Ma appunto bisogna stare attenti, molti molti prodotti per capelli, accessori per capelli hanno questo problema e in più appunto vanno di moda per una stagione e dopodiché tutti se ne dimenticano. Poi altra cosa che vi devo assolutamente, altro acquisto che vi devo assolutamente sconsigliare sono in linea generale tutte le Celine. Questa è la Nano e
anche la tracolla. Io sto seriamente considerando di vendere questa borsa perché non la uso praticamente mai. Non vanno più tanto di moda, non si vedono più tantissimo, ma costano tantissimo. Sono delle buone borse, nel senso che come qualità sono ottime, però non hanno, sono forse peggio addirittura delle Saint Laurent, non mantengono il loro prezzo, non mantengono il loro valore e io le vedo sui siti vintage per un quarto di quello che costano in boutique. Non hanno assolutamente appunto una buona reputazione per quanto riguarda il vintage, non sono ricercate, non chiedetemi perché, non lo so, ma una volta che le acquistate perdono tantissimo il loro valore, e che è un po' l'opposto delle Chanel classiche che vi dico sempre, quando le acquisti ci sono almeno uno o due aumenti di prezzo da Chanel all'anno, quindi tu le acquisti dopo un anno matematico che hanno assunto valore. Con queste è l'esatto contrario, quindi sconsiglio fortemente. Altra cosa per la quale le sconsiglio è che sono tremendamente pesanti. Io avevo la Phantom, quella grande, il modello ancora più della large, e l'ho venduta perché non la usavo mai, perché era pesantissima, già da sola, senza nulla all'interno, era pesantissima ed era impossibile per me portarla, e quindi questa l'ho tenuta perché è un pochino più piccolina, con la tracolla la uso un pochino di più, insomma, però non è assolutamente un acquisto che consiglierei, e alle mie amiche la sconsiglio. Per quanto riguarda Chanel, che è la mia passione, però ci sono delle cose che io sconsiglio di acquistare da Chanel, specialmente se volete acquistare la vostra prima borsa, state, non lo so, state risparmiando appunto per il vostro primo grande acquisto da Chanel, l'avete già manifestato. Io sconsiglio, questo è solo un esempio per farvi vedere, una borsa stagionale. Io sconsiglio fortemente, più che posso, di acquistare una borsa stagionale da Chanel, perché i prezzi delle borse classiche, quelle stagionali, sono praticamente sono uguali, però quando acquistate una borsa stagionale il valore non si sa mai se si alzerà oppure si abbasserà. Sono un po' come giocare alla lotteria, nel senso che se sono molto richieste e diventano molto difficili da trovare, aumentano tantissimo di valore e quindi è un ottimo investimento. Però succede in una piccola percentuale di casi. Per la stragrande maggioranza, invece, le borse stagionali perdono tantissimo di valore perché sono di moda in quell'anno e basta, mentre le borse classiche, come la Jumbo, quella classica con quella nera, eccetera, sono sempre di moda, vengono vendute da 50 anni sempre e sono un evergreen che non passerà mai di moda. Quelle stagionali invece, appunto, avendo lo stesso prezzo ed essendo una roulette russa, diciamo, sconsiglio fortemente di acquistarle puntate piuttosto su una classica. Questa ha la forma di una classica, ma essendo pelusciosa eccetera, lo vedete, è un modello che non si trova, si trovava solo in quell'anno, e appunto, se non diventa un modello super ricercato e super difficile da trovare, il valore scende, non tanto quanto gli altri brand, perché comunque è Chanel, però non va a salire. E poi un'altra cosa che vi devo sconsigliare fortemente sono, in linea generale, tutte le scarpe luxury, perché perdono tantissimo di valore, sono praticamente impossibili da rivendere, appunto perché poi non sono più di moda, e in più dovete azzeccare la persona che ha il vostro stesso numero, quindi assolutamente no. Ma in linea generale, anche se non avete nessuna intenzione di rivenderle le cose, le scarpe di marca non sono un buon investimento, appunto perché sono di moda per una stagione e poi basta. Però vorrei anche aggiungere, in particolare i modelli da mezza stagione sconsiglio, perché se dovessi pensare ad una sneaker dico ok, quest'anno magari va super di moda, il prossimo anno anche, quello dopo si sono dimenticati tutti la loro esistenza, ma a me che me ne frega, io continuo ad utilizzarle, sono sneaker, no? Per esempio, oppure un paio di stivali, c'è sempre la stagione in cui li indosso per mesi e mesi e mesi. Cosa che non succede invece per le scarpe luxury da mezza stagione. Io ho questi di Dior che adoro, ok? Io adoro queste scarpe, così come quelle di Valentino, che sono scamosciate però aperte, quindi sono tutte scarpe che vanno indossate in primavera. Forse un pochino in autunno si può riuscire, eccetera, ma
più in primavera, sono troppo calde per essere utilizzate d'estate perché ti suda il piede, sono tutte in pelle e chiuse davanti, quindi muori, ok? Specialmente in Italia, con il caldo italiano in estate non è fattibile, e non puoi indossarle in inverno perché fa troppo freddo per avere il tallone così, quindi si possono appunto indossare solo in primavera, si possono indossare pochissimo. Io adoro queste scarpe, adoro le mie Valentino da mezza stagione, ma tutte le scarpe, i miei mocassini Gucci da mezza stagione, ma tutte queste scarpe luxury appunto da mezza stagione riesco ad indossarle pochissimo, neanche lontanamente quanto vorrei, e quindi non sono un buon acquisto sicuramente. Se proprio dovete puntare su scarpe luxury, cercate un modello che potete indossare per tanti mesi, non queste appunto che sono solo primaverili. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Quando mi rendo conto che alcuni acquisti non sono stati un'ottima idea, ci tengo a comunicarvelo in modo da evitare che facciate il mio stesso errore. Quindi questo è quanto, vi mando un bacio enorme ragazzi, enorme, anche perché questo video lo vedrete domani che è venerdì, quindi poi fino a lunedì non ci vediamo, quindi vi mando un bacio gigantesco che vi basterà anche per tutto il weekend, ok? E come sempre vi abbraccio anche forte forte fortissimissimissimo, e io vi aspetto lunedì sempre puntuale alle 17:30 con un nuovo video che quasi sicuramente, non vi dico sicuramente ma quasi sicuramente, sarà l'home tour casa arredata, super super atteso. Quindi a lunedì. Bacio, ciao!